Possiamo iniziare questa conferenza stampa di presentazione di una proposta di legge per l'introduzione in Italia delle assemblee dei cittadini estratti a sorte. Trovate anche delle copie all'ingresso di questa proposta di legge. Ne abbiamo tre, siamo stati frugali proprio perché ambientalisti. Questa proposta di legge chiede non soltanto di istituire nell'ordinamento italiano le assemblee dei cittadini estratti a sorte, adesso spieghiamo cosa sono, ma anche di tenere la prima di queste su l'emergenza climatica e i cambiamenti climatici. Allora, il percorso che avvede oggi al centro questa proposta di legge parte da lontano, parte dal luglio 2019, quando con Mario Staderini, presso la sala del refettorio, con anche la partecipazione di ospiti internazionali, politologi, abbiamo con Humans, Movimento Paneuropeo di Iniziativa Popolare, per la prima volta parlato di questo strumento e cominciato a studiare. A partire da quell'appuntamento, lo studio è diventato invece iniziativa politica, e con una coalizione di organizzazioni abbiamo anche presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha proprio questo obiettivo di portare in Italia questo, aveva proprio questo obiettivo di portare in Italia questo strumento. Di cosa parliamo? Le assemblee dei cittadini estratte a sorte sono uno strumento che tanti paesi cominciano ad adottare, proprio laddove la politica non riesce ad intervenire sui grandi problemi del nostro tempo. Ci sono tanti esempi. In Francia, per esempio, si sono tenute assemblee dei cittadini sui cambiamenti climatici, sulle questioni di diritti civili, il fine vita, ad esempio, in Irlanda anche sulla legalizzazione dell'aborto. Ecco, tutte queste assemblee sono intervenute a dare soluzioni che la politica non aveva intercettato, e soprattutto si è trattato di un dialogo vero e proprio. Si prende un campione rappresentativo della popolazione, lo si mette a confronto con esperti in una situazione di dialogo, di contraddittorio anche, e a quel punto i cittadini sono in condizioni di deliberare. Ecco, in questo modello hanno creduto anche sei parlamentari che sono i firmatari alla Camera e al Senato di questa proposta di legge, perché lo ricordiamo, noi non siamo, a causa anche del fatto che non c'è una piattaforma pubblica come per legge ci dovrebbe essere, di raccolta firme sulle iniziative referendarie e le proposte di legge di iniziativa popolare. Il percorso che noi abbiamo intrapreso con Humans, con la coalizione che si chiamava Politici per Caso, raccogliendo firme per una proposta di legge che aveva questo stesso scopo, beh, in assenza di questa piattaforma non abbiamo potuto raggiungere l'obiettivo. E allora devo dire grazie, dobbiamo dire grazie a nome di Humans, dell'Associazione Luca Coscioni e di tutte le organizzazioni che hanno creduto in questa battaglia, dobbiamo dire grazie ai sei parlamentari che alla Camera e al Senato ci hanno permesso di presentare questa proposta di legge. Tra l'altro sono anche esponenti di partito diverso. Io prima di dar loro la parola trasmetterei velocemente un video che ci permette di entrare per capire meglio cosa è questo strumento. È in inglese, ma è di una personalità, David Van Reybrouck, che è anche autore di un libro con titolo provocatorio Contro le elezioni, che spiega proprio perché sono importanti le assemblee dei cittadini e ci augura buona fortuna. Quindi chiederei cortesemente di mandare adesso in onda il video. Hi, my name is David van Reybrouck. I'm talking to you from Brussels. I'm the author of a book called Against Elections, and I'm very much involved with democratic innovation in Europe. I'm speaking to you from Brussels because in this city, in this country, this has been a very important year. Belgium has effectively become the first country worldwide to have passed a sortition bill, a bill on the use of lotteries in the federal parliament. The parliament is also discussing the possibilities of having mixed assemblies and citizens' assemblies on given topics on a regular basis.
And we're even looking to do this not just on Saturdays and Sundays, but even during weekdays, so that citizens could have a form of civic holiday, a rest from their jobs, so that they can fulfill their civic duties. This is happening on the national level. On the regional level, quite a number of instances have been taking place so far. 3 out of 4 Belgian regions have been institutionalizing citizens' assemblies and making it permanent. So if I got a message earlier this week that in Italy things are looking good for trusting citizens, not just as voters, but even as people who are perfectly willing and able to come to the table, share their ideas, listen to experts, listen to each other, I can only welcome this, and I wish you all the best with this tremendously important work. Good luck. Perfetto, grazie a David Van Reybroek per averci augurato buona fortuna, è segno anche che c'è un sostegno internazionale a questa proposta. E adesso do la parola a Filomena Gallo, Filomena Gallo che ci racconterà anche la storia da cui è partita questa proposta di legge, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Lorenzo, senza però ripetere quanto tu già hai detto e quanto è stato esposto anche tramite questo video, io vorrei solo ribadire che in Europa combattere l'astensionismo e la perdita di fiducia nelle istituzioni ricorrendo all'estrazione a sorte ormai è una realtà. Informare, formare e poi chiamare i cittadini ad esprimersi, aiutando il legislatore. Lo abbiamo visto in Irlanda, dove c'è la terza esperienza nazionale dopo matrimonio gay, aborto e uso delle droghe. E lo abbiamo visto in Belgio, dove ci sono ben 4 assemblee dei cittadini sull'integrazione dei migranti, sul finanziamento ai partiti, sul clima, sul rumore nei centri urbani. Insomma, temi che vengono trattati insieme ai cittadini. E poi c'è la Francia, la Convenzione dei diritti per dei cittadini per il clima, che si è conclusa nel 2020, e poi quella sulla fine vita, dove siamo stati invitati in audizione, ma ne parlerà Francesca, che ci ha rappresentato. E pensate, il ministro francese alle politiche sanitarie ha voluto incontrarci, è venuta in Italia con una delegazione di 19 rappresentanti tra eletti, associazioni, medici. E cosa ci ha chiesto? Ci ha chiesto la nostra esperienza in Italia in base alle politiche che come associazione abbiamo messo in campo sul tema del fine vita e quali sono poi stati i cambiamenti in termini di diritto e diritti per i cittadini. E allora anche noi con EUMANS e come associazione Luca Coscioni abbiamo realizzato 2 esperienze di assemblea dei cittadini sul testamento biologico a Bruxelles e quella recente sulla genitorialità sociale. Ma il lavoro delle assemblee dei cittadini viene da lontano e pensiamo al lavoro che abbiamo fatto con Mario Saderini da tempo e alla proposta anche che è stata depositata. Io voglio fare una richiesta a voi parlamentari che avete depositato questa proposta di legge e la richiesta che vi faccio è quella di difendere questa proposta di legge, farla diventare legge, perché adesso è il momento per far vivere maggiormente la nostra democrazia, creare quella fiducia che i cittadini hanno perso nelle istituzioni. E pensiamo anche al fatto che siamo in un'epoca in cui si sta parlando di una riforma costituzionale che andrà a limitare i poteri del Presidente della Repubblica senza che sia scritto sulla carta. Allora è il momento in cui c'è bisogno che i cittadini ritornino ad avere fiducia nella politica, nelle istituzioni e che con esperienze diverse, con un lavoro che sicuramente non vedrà l'impegno economico che abbiamo visto in Francia, ma che dovrà trovare risorse, possano affiancare il legislatore su temi che riguardano tutti noi. Grazie.
Grazie Filomena Gallo, e allora raccogliamo subito questo invito dando la parola ai parlamentari che sostengono la proposta. Ricordiamolo, parlamentari che provengono anche da partiti diversi, questo è un segno importante anche della trasversalità che c'è in questo strumento dell'Assemblea dei cittadini. La parola a Marianna Madia, prima firmataria alla Camera di questa proposta. Grazie, io ringrazio i compagni di viaggio di questa che sarà sicuramente un'avventura. Speriamo bellissima e speriamo Filomena di arrivare poi a un esito positivo, a un'approvazione, e di dirci ti ricordi quel giorno quando insieme... sono compagni di viaggio che con cui diciamo non condividiamo sempre tutto, ma ci riflettevo ieri, io sono contenta di fare questo percorso insieme a ognuno di voi. Ringrazio Marco Cappato, appunto Filomena, Lorenzo Mineo che ci ha messo tanta determinazione, Ivan, tu dicevi parlamentari di partiti diversi, mi chiedo sempre perché Scalfarotto ed io ancora non ho una risposta, siamo in partiti diversi. In ogni caso è vero che alla fine noi abbiamo quasi tutti i partiti d'opposizione nella partenza, poi chissà chi si aggiungerà, e penso che sia molto importante perché il video prima, insomma, io sono molto onorata che un intellettuale del suo calibro abbia voluto aprire la nostra conferenza stampa. Ha messo in luce, in ogni caso, anche nel suo libro provocatorio contro le elezioni, che noi non stiamo discutendo dell'esito di una competizione elettorale. No, certo, nelle ultime elezioni politiche in Italia c'è stato l'astensionismo più alto della storia, una bassissima partecipazione, però qui il punto è che noi stiamo ragionando dell'essenza stessa della democrazia, delle democrazie occidentali, della nostra democrazia, che si fonda su un patto di rappresentanza. Quindi se continuano a aumentare le persone che in questo patto di rappresentanza, che da questo patto di rappresentanza si tirano fuori, noi rischiamo una pericolosissima torsione. Quindi, prima di tutto, combattere l'astensionismo involontario. Vado fuori tema, con Riccardo Maggi, con Ivan, noi abbiamo provato, e la maggioranza non ci ha seguito, a almeno far votare i fuorisede, cioè le persone che vorrebbero votare e che noi, diciamo, e a cui non diamo gli strumenti legislativi per votare. E insieme però all'astensionismo involontario, riuscire a diventare degli innovatori che trovano delle forme di partecipazione e di condivisione dentro lo spirito del tempo è necessario, anche perché, e su questo concludo, noi viviamo da qualche anno due paradossi. Il primo è che abbiamo percorso negli ultimi 10 anni, 15 anni, è arrivata anche Luana Zanella, la via della riduzione dei costi e dei finanziamenti della politica fino ad arrivare alla riduzione dei parlamentari, e di fatto io penso che oggi questo è oggettivo e possiamo dirlo, questa scorciatoia non ha riavvicinato i cittadini alla politica. Il secondo paradosso è che nell'epoca dell'accelerazione della tecnologia, in cui le interazioni, le relazioni dovrebbero, le connessioni dovrebbero essere più facili, noi non stiamo riavvicinando i cittadini alla politica. Quindi questa proposta di legge vuole essere un piccolo contributo, sapendo che noi non vogliamo introdurre nel nostro ordinamento, lo dico a scanso di equivoci, utopici strumenti di democrazia diretta. Penso fosse anche molto chiaro dalle parole di Filomena, che ha criticato la riforma costituzionale della maggioranza, che non c'entra nulla con la democrazia diretta, ma diciamo che ci tiene alla nostra Costituzione, ecco, questo si capiva dal tuo intervento, ma vogliamo provare a introdurre degli strumenti di democrazia partecipativa che rafforzino la democrazia rappresentativa, nel solco peraltro anche della storia, diciamo, Marco, dei radicali e di tutto quello che negli anni avete fatto su questo fronte. Non rubo altro tempo perché per fortuna siamo tanti, e mi scuso se vado via fra poco, ma stiamo facendo molte votazioni. Grazie. Grazie all'onorevole Madia per essere anche la prima firmataria della Camera e per averci creduto in questo progetto di legge e per aver ricordato anche il grande tema delle riforme istituzionali. Ci sembra che
il grande assente da questo dibattito sia proprio il tema della partecipazione civica, soprattutto nel momento in cui si parla di rafforzare i poteri del governo, non avere il contraltare della democrazia, della partecipazione civica, a questo punto è un problema. Ecco perché dobbiamo davvero insistere su questa strada. La parola a Ivan Scalfarotto, primo firmatario al Senato. Sì, grazie. Io in realtà molto brevemente voglio soltanto ripartire dall'ultimo punto che ha sollevato Marianna, che mi sembra estremamente importante, cioè che questa proposta è tutto il contrario del superamento della democrazia rappresentativa. Non vuole introdurre, anzi al contrario, forme plebiscitarie, ma se possibile introdurre elementi di riflessione e di meditazione, perché il tema vero, il problema, ed è una delle ragioni per cui forse è stato scritto un libro che si chiama Contro le elezioni, è che la democrazia rappresentativa funziona benissimo perché consente la riflessione e la meditazione. Praticamente il popolo, il corpo elettorale, sceglie delle persone che diventano rappresentanti che professionalmente dedicano il loro tempo a trovare il punto di caduta tra le esigenze diverse che una società complessa rappresenta. Perché non funziona e non può funzionare la democrazia rappresentativa? Perché è plebiscitaria, al contrario, perché la democrazia diretta è volete Gesù o volete Barabba, insomma, se vogliamo partire da uno dei primi esempi. E quindi introduce elementi che sono elementi di pancia e non consente l'approfondimento e la valutazione di temi che spesso sono estremamente complessi, perché se ripercorriamo le questioni di cui parlava Filomena, e quindi il fine vita, l'ambiente, i diritti civili, sono tutte questioni che necessariamente presentano una coperta corta, no? Comunque la risolvi, c'è qualcosa che non torna. E quindi queste assemblee di cittadini fondamentalmente servono a creare luoghi di riflessione, luoghi di meditazione, luoghi di contemperamento di esigenze contrapposte, i cui risultati diventano un oggetto positivo, un oggetto costruttivo per chi poi rappresenta il popolo nelle assemblee elettive. E quindi mi sembra che sia una modalità per rafforzare la democrazia, mentre invece tipicamente, almeno ai miei occhi, la democrazia diretta finisce col produrre l'effetto contrario. Io adesso non voglio scendere nella polemica politica, ma è chiaro che quando abbiamo introdotto nella politica italiana l'idea del parlamentare come portavoce, no? Del click su un server di una società privata che doveva servire a sostituire le assemblee parlamentari, secondo me siamo entrati in un meccanismo non necessariamente virtuoso. Marianna diceva della riduzione del numero dei parlamentari. Io credo che noi parlamentari di questa legislatura possiamo testimoniare che le Camere funzionano molto peggio di prima. Cioè che proprio la meccanica del processo decisionale è peggiorata, per cui non abbiamo alla fine trovato una soluzione che ha rafforzato la democrazia, ma paradossalmente l'ha indebolita. E invece la nostra proposta che cosa fa? Prova a dire ci piace la democrazia diretta, e ci piace la democrazia rappresentativa, ci piace il fatto che ci siano delle persone che sono delegate a rappresentare il popolo nelle assemblee elettive, ma vogliamo provare a dar loro degli strumenti per ascoltare. Io faccio un esempio banalissimo e poi chiudo. In molti paesi d'Europa, se succede una cosa nel quartiere, se un negozio deve aprire sotto casa o se il palazzo accanto deve fare una sopraelevata, aumentare di un piano, tutti gli abitanti del caseggiato ricevono una notifica che dice guarda, tra 3 mesi il pub sotto casa metterà dei tavolini sul marciapiede. E tutti gli abitanti del caseggiato hanno la possibilità di riferire al borough, come succede a Londra, su qual è la loro impressione, quali sono le eventuali obiezioni, se sono d'accordo. Cioè, alla fine, quando quella modifica si verifica sul territorio, è una modifica di cui i cittadini sono stati informati, e questo è già una buona notizia, e sulla quale potenzialmente hanno potuto contribuire a fornire punti di vista che magari il decisore politico, il decisore amministrativo in quel momento non ha. Questo, secondo me, rafforza la democrazia rappresentativa e può servire come un elemento appunto di
di un elemento di ricongiungimento tra rappresentati e rappresentanti che ovviamente in questo momento manca. Grazie, grazie all'onorevole Scalfarotto. E allora continuerei a dare voce ai parlamentari che sostengono la proposta. Vedo qui in aula Luana Zanella, l'onorevole Zanella dell'Alleanza Verdi e Sinistra. E quindi Luana, a te la parola. E grazie, grazie a tutte e tutti. E ecco, vorrei fare una considerazione, spero di non ripetere le cose che ti ho già detto. Innanzitutto mi ritrovo perfettamente nel tuo intervento, proprio non avrei quasi niente da aggiungere. Io vorrei parlare a partire dalla mia esperienza, perché ho avuto una lunga esperienza sia nell'amministrazione locale e proprio dal basso, perché il mio percorso va dal consiglio circoscrizionale al consiglio comunale, poi in Parlamento, e ho visto anche la trasformazione di questi luoghi, indubbiamente. Quindi siamo in una crisi della rappresentanza conclamata ormai, lo dicevi bene tu. E quindi quando sei sugli scranni ti chiedi: ma io cosa faccio qui effettivamente? La voce forse la porto, ma che efficacia ha all'interno di questo meccanismo, no? Nel contempo non puoi prescindere dal fatto che esiste un astensionismo così ormai dilagante, e che riguarda perfino le persone con cui tu ti sei confrontato, hai lottato, hai condiviso fino all'altro giorno, no? Quindi non è più qualcosa di, come dire, lontano dalla nostra esperienza politica. E questa proposta di legge, secondo me, senza avere la pretesa di essere risolutiva, ha due aspetti molto molto positivi. Uno, perché raccoglie un lavoro pregresso che riguarda anche la passata legislatura e forse anche prima, e io credo che le cose migliori che vengano prodotte, i radicali lo insegnano, e vedo l'amico Cappato di fronte a me, è di persistere e insistere senza arrendersi, anche quando sembra che il buio avvolga la tua impresa, la tua iniziativa politica, no? Secondo, che vanno assolutamente sperimentate, magari non riusciremo a portarla a casa questa proposta di legge, ma sperimentate anche e dibattute le possibilità che abbiamo a disposizione affinché la gente in carne ed ossa, le donne, gli uomini in carne ed ossa, possano contare di più, perché anche rispetto all'astensionismo c'è, cioè, questa grande domanda, questo grande, direi, grido di aiuto per poter contare di più in questo mondo dove ti senti sopraffatto da poteri che quasi quasi non riesci più né a decifrare né a comprendere, no? Pensate solo adesso all'avvento, all'intelligenza artificiale e quant'altro. E dall'altra, di non avere gli strumenti giuridici per poter esercitare questa tua desiderio, che è dovere, che è anche impegno, che non so, secondo me è anche un bisogno profondo dell'anima poter contare, perché se tu ti senti schiacciato da una realtà che non ti fa respirare, è una dimensione di miseria che fa sì che le forze anche migliori entrino nella depressione, no? Questo è il problema. Ecco, dopo tecnicamente questa, insomma, le abbiamo un po' provate tutte, no? Perché anche con il VIA, non so se qualcuno ha avuto esperienza di valutazione di impatto ambientale, eccetera, era previsto che ci fosse il confronto, a parte le osservazioni, le controosservazioni, eccetera,
Ma non so se vi è mai capitato di partecipare ad una di queste di questi, diciamo, discussioni pubbliche sulla valutazione quando i protagonisti in carne ed ossa devono essere coinvolti. E lì è proprio tutta un'altra cosa rispetto al nostro progetto di legge, nel senso che lì c'è il proponente che presenta il problema, però di fatto non c'è nessun potere della controparte di incidere sul processo vero e proprio. In questo caso invece, per argomenti definiti, e vabbè, inutile che l'avrete già detto, c'è la possibilità effettivamente di fare un passo in più, che è quello necessario per far sì che si possa, come dicevo prima, contare di più rispetto a quello che contiamo e le persone contano al presente. E grazie davvero per il grazie. Vostro lavoro. Grazie onorevole Luana Zanella, capogruppo alla Camera dell'Alleanza Verdi Sinistra, e ci è raggiunti nel frattempo Giulia Pastorella di Azione, che sostiene anche lei la proposta e ci spiegherà perché. Sì, grazie mille. Mi spiace non aver sentito cosa hanno detto gli altri colleghi, il rischio di ripetizione è altissimo. Però partirei da quello che è successo ieri alla Camera. È successo che tutti i gruppi si sono riempiti la bocca, maggioranza e opposizione, sul tema del referendum e quindi della raccolta firme digitale del referendum, chiamando a più partecipazione, quanto sia giusto, quanto sia bello, quanto sia corretto. Io credo che il fatto che presentiamo questa proposta di legge oggi sia un buon seguito, sperando ovviamente che ci metta meno ad essere implementata di quanto ci ha messo questa questione della raccolta firme digitale per il referendum, che ancora io finché non lo vedo non ci credo. E quindi diciamo che tutte le forze politiche dicono, almeno a voce, che bisogna immaginare più strumenti di partecipazione civica. Io credo che le assemblee dei cittadini possono essere decisamente uno di questi strumenti. Ci credo talmente tanto che ho presentato la stessa proposta anche nel piccolo del Consiglio Comunale di Milano, dove tra l'altro a Milano hanno già fatto una sperimentazione di questo genere nel contesto del piano Aria Clima, quindi già sul tema, tra l'altro, che noi abbiamo portato nella nostra proposta di legge come prioritario per sperimentare questo standard, insomma, questa modalità. E quindi credo che sia non una sostituzione, perché senza offesa, ma non sono di quelle che pensa che bisogna distruggere le istituzioni, ma un complemento di partecipazione. Sono certa che tanti altri colleghi l'abbiano detto, ma soprattutto uno strumento di partecipazione che evita quel bias autoselettivo che di solito succede in altri strumenti di partecipazione, diciamo, volontaria, dove solo chi ha un interesse diretto e tendenzialmente un interesse organizzato poi davvero riesce a partecipare. Questo permette ovviamente una partecipazione più trasversale, quindi più obiettiva, più davvero rappresentativa di quelle che possono essere l'interesse generale, quindi l'interesse dei cittadini. E credo quindi che a livello proprio di metodologia, al di là del tema che si tratta, possa ovviare ad alcuni dei problemi che abbiamo visto invece in altri tipi di partecipazione. Io poi sono vicepresidente della commissione che si occupa di partecipazione al Comune di Milano, e uno dei ritornelli che ci ripetiamo sempre in ogni sessione della commissione che si occupa di partecipazione, che è bellissimo, ma sono sempre i soliti noti e sempre solo quelli che hanno appunto un interesse diretto, che non hanno quindi necessariamente la visione generale. Quindi è con convinzione e con mi fa anche piacere essere contornata da altri colleghi che stimo molto, con cui condividiamo tante battaglie, e quindi speriamo, ecco, che con questa forza riusciamo poi a spingere per una rapida calendarizzazione del testo e poi approvazione, chissà. Grazie all'onorevole Pastorella, che è stata perfettamente nei tempi, ma soprattutto che ci ha dato altri contributi. E credo che adesso, visto che non vedo altri onorevoli, ecco, in questo momento ci ha raggiunto l'onorevole Quartapelle. E grazie Giulia Pastorella, e la parola all'onorevole Lia Quartapelle. Io volevo molto ringraziare Humans, Marco, Lorenzo in particolare, per questo lavoro. Credo che sia un lavoro che arriva in un momento particolarmente adeguato, cioè ci rendiamo tutti quanti conto che non è più il tempo della politica con i politici che
avevano fatto di questa una professione, che sapevano molte più cose dei cittadini che governavano e che li eleggevano, che gli davano un mandato. Tutti quanti ci rendiamo conto di avere molto più bisogno dei cittadini e della loro capacità di capire come vanno le cose e anche di sentirsi parte delle decisioni. Le grandi questioni che abbiamo di fronte, ne dico due ma ce ne sono tante altre, cambiamento climatico e il tema dell'immigrazione e integrazione, richiede una partecipazione reale quotidiana dei cittadini. E quindi perché non portare questa partecipazione anche a una partecipazione diretta nelle scelte che devono essere prese? Per questa ragione credo che questa proposta di legge, che è una proposta di legge graduale, sperimentale, incrementale, che si basa su delle esperienze già in atto in altri paesi europei, può essere una un tentativo di risposta a una crisi della democrazia che viviamo moltissimo e a cui finora non siamo stati in grado di capire da che parte prendere. Grazie all'onorevole Cartapelle, che sa bene i tempi stringati della conferenza stampa. Non vedo ancora Riccardo Maggi, che è l'ultimo dei firmatari, e quindi darei intanto la parola a Samuele Nannoni, che è vicepresidente di Prossima Democrazia, che è l'organizzazione, ce lo spiegherà anche meglio lui, che si occupa proprio tecnicamente di organizzazione di Assemblea dei Cittadini e che ci ha aiutati anche a scrivere la proposta di legge. Grazie Lorenzo e grazie a tutti. Ovviamente per me è motivo di grande soddisfazione, insomma, quello che sta succedendo oggi. Io ripenso al 2018, che è l'anno in cui lessi il libro, insomma, di questo autore belga di cui avete ascoltato il video all'inizio, con questo titolo altamente provocatorio, e ovviamente anche la mia prima reazione fu che questo è pazzo, sostanzialmente. Poi invece, informandosi, leggendo, scoprì appunto che non c'era follia, ma c'era realtà concrete a giro per il mondo. E l'idea da lì fu, a titolo prima personale, poi sempre costruendo, diciamo, un gruppo di persone, quella di provare a fare altrettanto nel nostro paese. E così che poi appunto è nata Prossima Democrazia, che è un APS che si prefigge come compito quello di far conoscere innanzitutto questi strumenti, cosa significhi democrazia deliberativa, cosa significhi appunto anche lo strumento, no, del campionamento statistico per selezionare i partecipanti a questi processi, che è un elemento non secondario a nostro avviso, insieme a quello deliberativo appunto dei processi stessi, e quindi farli conoscere e ovviamente portarli a realizzazione e avere appunto un ruolo diciamo diretto nella loro realizzazione e implementazione. Quindi ad oggi, dopo 5 anni, posso dire appunto di essere molto contento che una simile proposta sia stata elaborata in collaborazione appunto con tante altre realtà, altre associazioni, altre persone, e col supporto prezioso appunto di parlamentari. È bello vedere appunto che le tre anime, diciamo, dell'ecosistema democratico, che sono quella rappresentativa, quella deliberativa e direi anche appunto quella diretta, sono riuscite a collaborare in questo senso. Ovviamente questo è il primo step, quello della presentazione, che è già fondamentale. Io spero che questa proposta di legge riesca a passare, anche perché io penso che non è una proposta di parte, no? Quindi anche la maggioranza spero che si renda conto che è una proposta per tutti in qualche modo. E quanto è stato già detto sulla distinzione appunto tra democrazia deliberativa e democrazia diretta mi fa pensare ai primi tempi in cui proponevamo queste cose 5 anni fa, e la critica era quella di cadere nel grillismo, no? Perché all'epoca ancora si chiamava grillismo, e quindi già insomma, parlamentari mi hanno preceduto, hanno spiegato la differenza. Io penso appunto che nell'ottica ecosistemica, per così dire, anche la democrazia diretta possa in qualche modo uscire rafforzata da una collaborazione insieme alla democrazia deliberativa, perché banalmente, come è accaduto in altri paesi, in altre realtà, quando l'oggetto diciamo di un quesito referendario viene sottoposto all'attenzione di un'assemblea dei cittadini che ha come scopo quello di produrre del materiale informativo rivolto alla cittadinanza che spieghi il perché votare a favore o contro l'oggetto referendario, questo aiuta molto anche, diciamo, nel quante persone vanno a votare, no? E un voto consapevole, che poi insomma è quello che interessa a tutti. Quindi ringrazio tutti e incrociamo le dita sul futuro di questa proposta di legge. Grazie.
Grazie Samuele, anche per la sua, dobbiamo molto alla sua dedizione su questa, sull'esistenza stessa di questa proposta di legge. Ci ha raggiunti l'onorevole Riccardo Maggi di Più Europa, che ci spiegherà anche lui perché sostiene questa proposta. Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi per aver organizzato qui alla Camera dei Deputati questa iniziativa. Ma io la sostengo, la sottoscriverò e la sosterrò, e spero anche che, a differenza di quanto è avvenuto nella scorsa legislatura, si avvii un dibattito, perché i motivi che ho ascoltato dagli interventi degli altri colleghi li condivido sostanzialmente tutti, con un po' di accenti diversi, ma li condivido tutti. La crisi della democrazia rappresentativa non è solamente una cosa che ci si deve ripetere per, come dire, stracciarsi le vesti e poi non trovare nessuna modalità di intervento, di azione urgente. La crisi della democrazia rappresentativa ci impone delle riforme, anche riforme istituzionali come queste, che consentano di dare vita effettivamente a forme di partecipazione e di democrazia deliberativa. Quando nella scorsa legislatura, insieme a voi, insieme a Marco, insieme a Mario Staderini, a Marco Gentili, abbiamo portato avanti in maniera un po' isolata la piccola grande riforma, piccola grande rivoluzione della possibilità di sottoscrivere i referendum con firma digitale, con SPID, si è sviluppato un dibattito sui quotidiani in cui molti costituzionalisti, alcuni costituzionalisti anche autorevoli, altri poi gli hanno risposto ed erano di avviso opposto, hanno lanciato l'allarme che la speed democracy, la democrazia digitale, stava per travolgere, avrebbe travolto il Parlamento e la democrazia rappresentativa, e quindi noi avremmo avuto una pioggia di referendum sottoscritti attraverso lo SPID che avrebbe diciamo sfasciato definitivamente il sistema democratico basato sulla centralità del Parlamento. A distanza di un anno e mezzo di tempo possiamo dire che l'esperimento della sottoscrizione dei referendum con lo SPID ha funzionato come strumento di semplificazione e di abbattimento per i cittadini delle barriere alla partecipazione democratica, e i cittadini sono stati, pensate un po', capaci di decidere e di selezionare, pur avendo tra le loro mani questo strumento temuto e temibile dello SPID, di decidere quali referendum firmare e quali no. Bene, i due referendum che i cittadini hanno sottoscritto attraverso quello strumento, portandoli diciamo a superare la soglia delle 500.000 firme, sono stati vietati, diciamo, ne è stato vietato l'accesso al voto da parte della Corte Costituzionale. Gli altri referendum che erano stati sottoposti e avanzati anche con la firma digitale non hanno raggiunto la sottoscrizione delle firme perché, nonostante i cittadini avessero questo strumento, hanno deciso di non farlo. Nel frattempo il Parlamento è veramente ridotto a un alito di vita che forse, se non si interviene davvero in qualche modo entro questa legislatura, sarà constatata la morte definitiva del senso del Parlamento. Questo non è avvenuto a causa dello SPID, quindi questa responsabilità almeno dell'uccisione del Parlamento, come dire, per ora Marco ce la siamo scampata. Questo è avvenuto a causa di un percorso molto lungo di deterioramento della democrazia rappresentativa, che coinvolge il ruolo dei partiti, che coinvolge dei meccanismi di illegalità costituzionale che sono entrati profondamente all'interno delle stesse istituzioni, l'abuso della decretazione d'urgenza, il fatto che non si trovano freni e non si trovano figure istituzionali che provino a dire no, questa cosa non si può fare e quindi trovate un altro modo di farla, e quindi questi abusi diventano prassi, il fatto che i cittadini hanno perso la fiducia nelle istituzioni democratiche. Allora, io penso che tutte queste cose che ho detto confusamente, che meriterebbero, diciamo, lunghi seminari e convegni, come anche ci sono, qualcuno l'abbiamo visto, a qualcuno abbiamo partecipato, ci portino a dire che è urgentissimo occuparsi di cose come le assemblee dei cittadini.
perché ci sono delle esperienze nel mondo, perché soprattutto bisogna sempre diffidare da chi dice che ci sono delle materie troppo tecniche perché se ne possano occupare i cittadini. Ad esempio, io vorrei, mi piacerebbe tanto che ci fosse un'assemblea dei cittadini sul sistema elettorale, perché ritengo che il livello di tecnicizzazione del sistema elettorale è stato di passaggio in passaggio, guardando all'esperienza italiana, ma potremmo prendere quella di altri paesi, dall'Italicum al Porcellum al Rosatellum, la tecnicizzazione, cioè raccontare ai cittadini che il sistema elettorale è una cosa, nemmeno per costituzionalisti, ma per quei particolari giuristi tecnici che si occupano solo di sistemi elettorali, è stata architettata esattamente per fottere i cittadini e per creare una sfiducia massima dei cittadini nei confronti del voto. Quindi, come dire, il Parlamento, i parlamentari, se avessero davvero a cuore la centralità del Parlamento, dovrebbero correre ed abbracciare l'idea dell'Assemblea dei cittadini come occasione per ristabilire un rapporto, tentare almeno di ristabilire in extremis un rapporto di fiducia, riaprire questo canale. Ovviamente poi sappiamo, e concludo, che tutte queste forme di democrazia deliberativa possono avere vari usi, possono anche essere utilizzate male, insomma, no, io non voglio andare a ripercorrere la storia politica e personale di Sayed e di quanto lui fosse un propugnatore della democrazia diretta, eccetera, eccetera. Questo che cosa ci dice? Ci dice che vanno costruiti, come questa proposta di legge fa, dei percorsi istituzionali, legislativi, normativi, che veramente inseriscano le assemblee dei cittadini all'interno di un sistema che può funzionare e che non si sbilancia, ma che si rivitalizza grazie a questo apporto. Quindi io ci sono, noi mettiamocela tutta, e soprattutto mettiamocela tutta come primo passo per ottenere che sia incardinata in commissione la discussione. Immagino commissione affari costituzionali sullo strumento in generale assemblea dei cittadini. Concludo davvero dicendo che mi ha sorpreso positivamente che, mentre un anno fa sulla questione SPID, firma digitale sul referendum, dentro il Parlamento c'era una diffidenza massima verso questo strumento, e quindi quasi avevamo ottenuto la possibilità in via transitoria di utilizzare la firma digitale per il referendum quasi con un blitz, con qualcosa rispetto al quale poi alcuni di quelli che avevano votato, no, si erano sentiti quasi un po' che avevano votato qualcosa che non avevano ben capito, di cui si dovevano pentire, eccetera. A distanza di un anno e mezzo, credo di poter dire che adesso c'è un Parlamento che nella sua maggioranza condivide quel passo in avanti. E ieri abbiamo ascoltato degli interventi in aula che dicevano: beh, era semplicemente impensabile che, mentre si usa lo SPID per atti giudiziari, per atti con l'Agenzia delle Entrate o per altre cose, non si potesse usare per firmare un referendum. Quindi, insomma, un motivo di speranza. Grazie all'onorevole Maggi anche per aver ricordato il tema della firma digitale sul referendum, e l'abbiamo detto, ripetiamolo, questa proposta di legge partiva come proposta di legge di iniziativa popolare. Non è stato possibile raccogliere le firme, come dovrebbe essere per legge, gratuitamente su una piattaforma pubblica, perché questa piattaforma non è stata ancora attivata dal governo. Quindi ci auguriamo che anche con il lavoro di Riccardo e di altri potrà invece valere il rispetto della legge. E adesso, proprio perché ci sono anche delle organizzazioni della società civile che sostengono questa proposta, vorrei dare la parola intanto all'avvocata Francesca Re dell'associazione Luca Coscioni, che è stata udita dalla Convention Citoyenne pour le Climat. Ci spiegherà cosa chiamo qui, oltre Sabina Santovetti di Extinction Rebellion, anche Marco Cappato di Humans, che interverranno dopo.
Allora, grazie Lorenzo e grazie a tutti per questi interventi interessanti, tutti condivisibili. Da un punto di vista tecnico lo abbiamo spiegato di cosa si tratta. Io brevemente vorrei portare una dimensione un po' più empirica di questo progetto, di questi modelli. Nell'ultimo anno per l'Associazione Coscioni e con l'Associazione Coscioni ho avuto la possibilità di partecipare direttamente a due esperimenti in veste di esperta e poi di organizzare con Humans, ma anche con Prossima Democrazia e appunto con l'Associazione Coscioni, un'assemblea civica estratta a sorte a Milano sulla genitorialità sociale. I due esperimenti, quello organizzato a Bruxelles, ricordo con Virginia Fiume l'anno scorso, esattamente un anno fa, e quello organizzato invece da Macron, perché era ovviamente un progetto di dimensioni estremamente più grande rispetto a quello di Bruxelles, per una questione di organizzatori e anche ovviamente di fondi a disposizione, aveva come tema comune quello del fine vita. Si parlava quindi di scelte di fine vita, un tema sicuramente trasversale, divisivo per la politica, e nonostante la scala completamente diversa, perché a Bruxelles eravamo circa 50 persone e in Francia avevano messo insieme 186 persone, percezione comune, ovvero diciamo il riscontro comune rispetto a questi due progetti, è stato quello di una partecipazione estremamente attiva. Ma perché? Perché, come dicevamo prima, è stata una partecipazione basata su la formazione e l'informazione dei cittadini, cioè i cittadini vengono ascoltati non così per dargli la parola e quindi fargli esprimere un'opinione personale, ma dopo avergli dato gli strumenti tecnici, scientifici, e soprattutto, e questo è un po' una delle caratteristiche delle assemblee civiche, quello di fornire degli strumenti attraverso studiosi, tecnici e quindi personale esperto sulla materia, ma che abbia anche prospettive diverse, perché su temi molto complessi è anche giusto che un cittadino sappia che le prospettive non sono univoche e quindi possa attingere dalle esperienze diverse e plurali degli esperti per poi dibattere con altri cittadini che hanno ricevuto gli stessi strumenti e poi arrivare ad un processo, diciamo ad una fase decisionale. Questo è un processo deliberativo che quindi contempla più fasi, quella appunto della selezione appunto a sorte, che dà la possibilità di avere una rappresentatività eterogenea, che quindi effettiva e reale, della popolazione, gli strumenti plurali, che vengano quindi da fonti plurali e diverse, e poi il confronto e infine la deliberazione. Diciamo che quando abbiamo ricevuto l'invito, e questo per chiudere con una nota che penso sia in questo caso un po' il focus di questa conferenza stampa, quando abbiamo ricevuto l'invito a partecipare in veste di esperti dall'organizzazione francese, mi rimase impressa una frase, cioè nello spiegare quale sarebbe dovuto essere appunto il nostro contributo, che sostanzialmente verteva sulla legislazione italiana in tema di fine vita, perché evidentemente ci consideravano quelli più autorevoli come Associazione Coscioni sul tema, si diceva che i cittadini francesi stavano attraversando un percorso di formazione ed erano estremamente interessati a ricevere delle informazioni, ma che dovevano onestamente avvertirci che poi queste informazioni si sarebbero tradotte in un report, quindi nelle raccomandazioni, che però, non essendoci una legge in Francia, perché in Francia neanche c'è una legge sulle assemblee civiche, non sapevano dirci esattamente dove sarebbero andate a finire quelle raccomandazioni. Lì per lì non ho dato tanto peso. Poi, organizzando un'assemblea civica come quella che abbiamo fatto a Milano, che ha messo insieme oltre 150 persone, quindi per darvi un'idea dei numeri, lì ne avevano messi insieme 186, noi con dei fondi europei estremamente limitati siamo riusciti a metterne insieme 150, ho capito che il momento finale delle raccomandazioni, cioè del prendere il prodotto di quello che era emerso dall'assemblea, quindi ciò che i cittadini avevano deliberato, e poi renderlo efficace, effettivo su un piano normativo istituzionale, è il passaggio più difficile, perché rischia di vanificare
no? Quella partecipazione, quell'interesse che siamo riusciti faticosamente a conquistare coinvolgendo tutti questi cittadini. Quindi penso che approvare una legge in tal senso sia a questo punto necessario, perché empiricamente abbiamo dimostrato che funzionano le assemblee civiche, producono dei risultati veramente stupefacenti. Noi abbiamo avuto una qualità di raccomandazioni che ci ha sorpreso in senso positivo, quindi è giusto che queste raccomandazioni abbiano un valore legislativo effettivo nel nostro ordinamento. Grazie. Grazie a Francesca Re, e adesso chiedo davvero per gli ultimi interventi di stare nei 3 minuti che siamo stretti nei tempi, e la parola adesso a Sabina Santovetti di Extinction Rebellion, che ci aiuta anche a mettere a fuoco quella che è la seconda richiesta di questa proposta di legge, cioè non solo istituire nell'ordinamento italiano l'Assemblea dei cittadini, ma che la prima si tenga sul tema dell'emergenza climatica. Grazie. Extinction Rebellion è un movimento di disobbedienza civile non violenta, quindi siamo attivisti. Dal 2018, è partito in Inghilterra, si sono fatte 3 richieste. Vista la situazione drammatica, climatica, e quindi emergenza all'estinzione, ribellione all'estinzione, sono state fatte 3 richieste e sono le stesse che portiamo avanti in 81 paesi del mondo. Quindi sono sempre le stesse richieste. E perché noi siamo qua, e io ringrazio Eumanns, ringrazio Politici per Caso, ringrazio tutti, in questo percorso lo abbiamo fatto insieme, perché la terza richiesta di Extinction Rebellion è di chiedere le assemblee cittadine. Quindi noi abbiamo nel nostro DNA, abbiamo le assemblee cittadine, quindi continueremo a fare disobbedienza civile non violenta, e siamo qua anche per portare la nostra partecipazione, come è successo a Bologna quando si sono cominciate a istituire le prime assemblee. Extinction Rebellion si è messa in piazza a fare disobbedienza civile non violenta fino a che non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Quindi noi siamo qua per darvi supporto, ringraziarvi, ma nel nostro DNA abbiamo le assemblee cittadine. E vi ricordo, noi abbiamo 3 richieste. Dire la verità sul cambiamento climatico, agire immediatamente. E dal 2018 che tutto il mondo di Extinction Rebellion chiede queste assemblee come terza richiesta. Quindi grazie a tutti voi che state collaborando per far sì che questo avvenga. Grazie Sabina, e lascio le conclusioni a Marco Cappato. Nel dargli la parola ricordo anche la dimensione europea. La conferenza sul futuro dell'Europa è stata un appuntamento che ha visto 200 cittadini su 4 panel, quindi 200 per ogni panel, su grandi temi che riguardavano la riforma dell'Europa stessa. Ecco, con Humans, che è un movimento paneuropeo di cui Marco è copresidente, vogliamo portare questo tema anche in Europa. Grazie Lorenzo. No, siccome mancano pochissimi minuti, è stato detto credo tutto, non so se sono giornalisti presenti che vogliono fare domande, così abbiamo il tempo di rispondere, se no aggiungo qualcosa. Prego. Dovresti? No, allora no. Scusami, no, nel senso che se, poi intervengo io. Poi, sono giornalisti presenti, non fare domande? No? Allora, volevo integrare su 2 aspetti. Intanto io non sono stato eletto senatore da un'elezione che ha coinvolto un elettore su 5. Ovviamente se fossi stato eletto senatore sarebbe stato lo stesso. E questo è stato detto all'inizio. È un problema. In che senso? Le elezioni sono valide lo stesso, naturalmente, ma le assemblee dei cittadini estratte a sorte consentono, proprio per la casualità rappresentativa della popolazione dell'estrazione a sorte, di coinvolgere persone che non sono interessate alla politica. Statisticamente si coinvolgono anche gli astenuti cronici, o quelli che sono, e si coinvolgono anche le persone che hanno idee estreme, estremiste o qualunquiste. Cioè il vantaggio
di un'assemblea di cittadini estratti a sorte è proprio la iperrappresentatività. Si diceva prima democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Questo è un tentativo ancora più rappresentativo, ovviamente sul campione statistico e non sul voto, della popolazione nella sua conformazione sociale e sociologica. Ecco perché è così importante, ed è importante proporlo partendo da temi che sono complessi, dove altrimenti è chiaro che uno può anche provare a cavarsela con una battuta, la transizione come la vogliamo, ecologica, non ideologica, non vuol dire nulla. Stiamo parlando di strategie di investimenti che dovrebbero durare per i prossimi decenni, e ovviamente una opinione estemporanea espressa rincorrendo uno slogan, anche se lo slogan è efficace e magari riesce a coinvolgere delle persone effettivamente, ma non ci dà alcuna garanzia della qualità del processo decisionale. Quindi il punto ora è proprio questo: vogliamo porre alle istituzioni italiane, proprio nel momento in cui vengono investite del problema e della questione delle riforme istituzionali, che è stata sollevata esattamente da un punto di vista della rappresentatività dell'espressione popolare, occuparsi della rappresentatività del voto popolare, senza anche occuparsi del coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale su temi complessi o su temi che portano i partiti a polarizzazioni che poi non aiutano la presa di decisioni effettive, oggi è un elemento fondamentale. Per questo che l'appuntamento di oggi, quello appunto di presentazione della proposta di legge che è stata sottoscritta in modo così ampio e trasversale, è l'inizio di una campagna politica che si aggancia alle esperienze europee. Abbiamo sentito all'inizio l'esperienza del Belgio con una legge nazionale e con delle leggi regionali proprio sulla possibilità di assemblee civiche estratte a sorte. Lo stesso vogliamo fare in Italia a qualsiasi livello, a livello nazionale con la legge, anche a livello regionale, comunale, di tutte le istituzioni italiane, portare questo modello perché venga approvato e sostenuto dalle istituzioni. Grazie. Grazie Marco Cappato per queste conclusioni. Io ringrazio davvero tutti, in primis i parlamentari per il sostegno, e a questo punto, come si dice in questi casi, adesso se vuoi, era per dare precedenza al giornalismo, non per togliere la voce. Accendi il microfono, però è molto molto breve. È semplicissimo. Io qui sono in veste di docente universitario e volevo soltanto dire che secondo me sarebbe molto utile, perché io ho il polso dei ragazzi quotidianamente, e tra loro veramente c'è un distacco nei confronti della politica totale, quindi fare magari un'opera di coinvolgimento anche dei ragazzi all'interno delle università. Tutto qua. Grazie per questa considerazione. Dicevamo, non è che un inizio, e quindi ci rivediamo presto e la battaglia si sposta in Parlamento. Grazie.